Buongiorno a tutti, oggi preparo dei cannoli brioche alla crema fritti. Mi occorre 500 g di farina zero, 250 ml di latte, un uovo, 50 g di zucchero, bucce di limone grattugiata, 10 g di lievito di birra fresco, un pizzico di sale e 50 g di olio. Mi occorrono queste forme di cannolo. Inizio ad impastare. Nella farina metto lo zucchero, grattugio il limone, metto l'uovo, l'olio. Sciolgo il lievito con il latte. Una volta sciolto, lo aggiungo. E metto tutto il latte. Ora impasto. Aggiungo il pizzico di sale. Una volta impastato tutto, metto un po' di farina sulla spianatoia e verso l'impasto. Continuo ad impastare, l'impasto deve essere bello morbido. Una volta impastato bene, lo metto in una ciotola e lo lascio lievitare fino al raddoppio del volume. Nel frattempo preparo la crema. Raddoppiato di volume, metto un po' di farina sulla spianatoia. Lo verso sopra. Lo lavoro un po' con le mani. Mi aiuto con il mattarello ad allungarlo. L'ho allungato circa 50 cm per 50 cm. Ora taglio delle strisce. Tagliate tutte le strisce, prendo la forma del cannolo, metto un po' di olio, arrotolo la striscia di pasta intorno. E li metto in una teglia e così faccio tutti gli altri. Ora li lascio lievitare fino al raddoppio del volume. Raddoppiati di volume, li vado a friggere. Ho messo dell'olio d'arachide in una padella a riscaldare. L'olio è caldo e vado a mettere i cannoli.
Quando vediamo che sono dorati da una parte, lo giriamo. Quando sono così dorati li posso togliere. Ho preparato dello zucchero a velo e zucchero semolato in un piatto nel quale passerò i cannoli caldi prima di metterci la crema dentro. Tolgo il cannolo e lo passo nello zucchero e li facciamo tutti così. Dopo ho messo lo zucchero, li ho riempiti di crema e sono pronti da gustare. Vi faccio vedere come sono venuti. Morbidi e gustosissimi. Grazie della visione, alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.